bentrovati a tutti i nostri amici a Ricette di Classe, una nuova puntata, questa volta in una classe terza. Quindi le precedenti puntate le abbiamo girate, diciamo, all'interno di attività di laboratorio del biennio. Questa volta saliamo di grado, tra virgolette, andiamo in una classe terza che è già abbastanza in odore di esame di qualifica, perché insomma l'anno fa presto anche a trascorrere, e li mettiamo alla prova con dei piatti di terra. E qui vicino a me il professor Bettarelli, Alessandro Bettarelli, che sta guidando l'esercitazione e ci spiega i menù di oggi. Allora, facciamo un menù prettamente di terra e facciamo dei piatti abbastanza semplici, però che presentano qualche difficoltà. Allora, facciamo dei crostini con salsiccia rosolata e brie, e poi passeremo in forno. Poi prepariamo degli involtini di carne salata con formaggio fresco all'interno. Prepariamo un piatto della cucina toscana, i picci con ragù di anatra, e proseguiamo con un filetto di maiale in crosta di pane brioche con carciofi fritti e patate al forno, e finiamo con una torta sacher classica. Mamma mia, quante portate! Allora, non dobbiamo perdere tempo e metterci subito al lavoro. Allora mi sposto da questa parte del tavolo di lavoro, dove Matteo, Pietro e Alberto stanno preparando il primo piatto. L'antipasto lo facciamo vedere dopo. Allora, la pasta per la realizzazione dei picci, che poi verranno conditi con sugo d'anatra. Cominciamo con te, ti chiami? Pietro. Allora, cominciamo da Pietro e vediamo come hai realizzato la pasta. Mi devi dire ingredienti, dosi e poi esecuzione. Allora, è da ricetta originale sarebbe solamente con farina e acqua, ma qua abbiamo aggiunto le uova per una cottura migliore e tenere meglio i condimenti in cima. È fatta con 1,5 kg di farina, acqua e 4 uova per ogni chilo. Poi niente, va stesa e bisogna fare tipo delle tagliatelle, e con le tagliatelle arrotolate fare una forma di coccolata. Bene, allora dobbiamo vedere poi effettivamente manualmente come si realizzano i picci, perché credo che occorra fare dei giri particolari, no? Per questa pasta, che è veramente una delizia, un piatto tipico tradizionale toscano. Intanto abbiamo realizzato il panetto con la pasta, lo stiamo passando, lo sapete, diminuendo sempre di più e fino ad arrivare ad uno spessore piuttosto alto o molto molto sottile? Qua un pochino medio alto, non tanto sottile. Non tanto sottile per i picci, quindi diciamo che lo spessore non deve essere molto sottile, e ti lasciamo proseguire. Pietro, allora mostriamo alla telecamera lo spessore della pasta, da qui ritaglieremo poi i picci. Sì, lo sollevi? È un po' spessa, un po' tanto spessa. Ecco, vedete, un po' tanto spessa. Poi Pietro, la mettiamo nella macchina. Guarda, sono venuti un po' troppo lunghi. Ecco. E siccome sono venuti un po' troppo lunghi, li tagliamo in metà, questi, chiamiamoli così, spaghettoni, perché poi in definitiva i picci sono degli spaghettoni, e con le mani diamo la forma rotonda. Eccoli. Intanto sono venuti in aiuto altri ragazzi per accelerare un pochino i tempi, e realizziamo questi spaghettoni che poi andremo a condire. Sono qui con Matteo, vedete che ragazzo ha proprio anche le physique du rôle dello chef, che ci racconta tutto su come si esegue il ragù di anatra. Allora, qui abbiamo preparato un fondo, sì, con che cosa? Un dritto di cipolla, carote e sedano. Cipolla, carote e sedano e un po' d'olio, vedo non sì, molto. Sì, un po' d'olio, sì, sì, sì. Cerchiamo di risparmiare. Allora, poi come procediamo? Allora, adesso abbiamo fatto rosolare il fondo, aggiungiamo La carne è carne di anatra. Dove si trova?
È il petto dell'anatra. Il petto dell'anatra, ma la si acquista tranquillamente da un macellaio? Sì. Benissimo. Abbiamo macinato il petto d'anatra. Quindi si può già chiedere al macellaio, scusa, di darci il petto, oppure avete preso l'anatra, l'avete ricavato? No, noi abbiamo disossato un'anatra e abbiamo ricavato i petti. Ecco, perché poi le altre parti dell'anatra serviranno o no? No, sì, servono per fare il fondo, le ossa, quelle cose lì. Ecco, allora ci conviene, se ho capito bene, comprare un'anatra, disossarla, ricavarne il petto e poi macinarlo. Sì. E questo macinato lo andiamo adesso ad aggiungere al fondo di cottura. Sì. E facciamo rosolare insieme al fondo di cottura. Poi dopo, quando è pronta la carne, sfumiamo col vino rosso e aggiungiamo la salsa di pomodoro. Vino rosso e salsa di pomodoro. E facciamo cuocere per quanto? Finché non si asciuga un po' il sugo. Quindi perché praticamente è il procedimento di un classico ragù. Sì, solamente che c'è la carne di anatra. Quindi è un sugo comunque rosso, non è un ragù in bianco. Quanto dovrà cuocere? All'incirca una ventina di minuti. Ventina di minuti, una mezz'oretta. Il nostro ragù è pronto. Vedremo poi il piatto ultimato e condito. Grazie anche agli altri. C'era Henry, tu ti chiami? Alberto, eccoli tutti qua pronti ad imparare il più possibile, perché all'esame poi dovranno dimostrare queste loro competenze. Silvia, questi crostini con salsiccia e brie, vogliamo sapere tutto. Abbiamo preso dei filoncini di pane, l'avete fatto voi il pane? Sì. Oppure si possono acquistare in commercio, penso che non sia difficile trovare questi filoncini, oppure delle baguette. Esattamente baguette. Sono delle baguette, devono essere abbastanza croccanti. Sì, e soprattutto tagliarle quando sono fredde, se si fa di nostra produzione. Diciamo. Benissimo, quando sono fredde. Allora, intanto mi fai vedere come le tagli. Vedo che c'è un taglio in obliquo, vero? Sì, molto in obliquo, perché la tartina così sembra più grossa. Sembra più grande, nonostante che il diametro della baguette non sia molto ampio. Bene, allora abbiamo realizzato quindi le basi dei crostini tagliando in obliquo questa baguette. Dopodiché ci spostiamo adesso verso la teglia, dove abbiamo disposto sui crostini che cosa? Allora, siamo partiti per fare un battuto di cipolla, l'abbiamo fatta soffriggere bene, dopodiché abbiamo spezzettato della salsiccia e abbiamo, quando era ben rosolata, abbiamo aggiunto della farina per farla amalgamare bene e poi abbiamo messo del brodo. Anche del brodo, lo possiamo fare in casa, brodo di dado? Sì. Poi niente, abbiamo fatto rosolare, finire la cottura per una bella rosolatura e poi l'abbiamo disposta sulle tartine. E poi ultimiamo con del formaggio brie? Sì. Ci spostiamo allora a quest'altra teglia. Ecco, abbiamo fatto dei pezzettini quadrati di brie di questo spessore, quindi abbastanza bassi perché possano fondere facilmente. Li disponiamo sopra e inforniamo a quanti gradi? 180-200 come minimo. Quando vediamo che il formaggio si è sciolto, i crostini sono ultimati. Grazie anche a te. Grazie a lei. Professore, diamo qualche indicazione in più rispetto al brodo che qui vedo, realizzato con diciamo le varie parti dell'anatra che non sono entrate a far parte del ragù. Il ragù è stato fatto, abbiamo detto, solo col petto. Le altre parti, petto e cosce, specifichiamo. Le altre parti sono servite per realizzare che cosa? È un fondo bruno. Che si chiama fondo bruno. Sì, non è una ricetta casalinga, però si può fare con gli scarti di quello che si utilizza. Si fa un concentrato per insaporire ulteriormente le preparazioni. Come? Allora, bisogna fare tostare prima gli ossi dell'animale in questione in forno a 200-220 gradi finché non diventano molto dorati. A quel punto lì si mettono in un tegame con varie verdure, sedano, carota, cipolle classico, si fanno rosolare ancora ulteriormente e poi si ricoprono di acqua fredda e si fanno cuocere lungamente. In questo modo si riesce a sciogliere tutti i sapori
queste parti. E poi vengono riaggiunti, poi bagneremo il ragù con questo braccio. Ecco, ne guadagneremo moltissimo in sapore, sì. In sapore nel ragù. Benissimo, vedo anche una fogliolina, cos'è? Alloro? Alloro, sì. Alloro, quindi tra gli aromi mettiamo anche qualche foglia di alloro. E il fondo bruno si realizza così. Professore, vediamo come si fanno questi arrosti di maiale. È un momento un po' critico per questo tipo di carne, perché pare che sia stata riscontrata la presenza di diossina, ma soprattutto su animali della Germania. E difatti adesso, se andiamo nelle varie strutture commerciali, si vede che sopra c'è un cartello con scritto proviene da allevamenti italiani. Allora stiamo un attimo attenti, perché insomma alla filiera è un momento un po' critico per questo tipo di carne, ma noi oggi abbiamo acquistato questa carne, siamo certi della sua qualità e abbiamo realizzato degli arrosti. Vediamo un po' le dosi, le quantità degli ingredienti e come poi si sviluppa la ricetta, e lo faremo con due studentesse. Allora, filetto di maiale utilizziamo. Quindi la parte è il filetto. Il filetto. Lo rosoliamo velocemente in padella con solamente un pochino di olio, dopo averlo salato e pepato. A questo punto poi si raffredda proprio per fermare la cottura. Successivamente poi lo andremo a foderare di pancetta e pasta brioche. Ecco, quanto tempo lo facciamo rosolare? Deve rimanere ancora crudo dentro? Deve rimanere rosa perché ulteriormente verrà cotto per... Ecco, altrimenti poi si rischia che diventi troppo dura la carne, quindi è solo una rosolatura esterna. Dopodiché lo andiamo a foderare. Allora, le ragazze stanno lavorando, professore, vuol descrivere cosa stanno facendo? Sì, stanno foderando, prima bardandolo con della pancetta affumicata. Ecco, bardare vuol dire avvolgere tutto l'arrosto nella pancetta, poi... Non abbiamo detto che l'abbiamo prima massaggiato con della senape. Ecco, infatti vedevo un colore giallo, il classico colore della senape. Allora, una volta che sono stati raffreddati questi arrosti, li spalmiamo di senape. Poi li bardiamo con la pancetta, dopodiché... Li foderiamo di pasta brioche. Pasta brioche, e qui cominciano le dolenti note, perché la pasta brioche non penso che sia così semplice da realizzare. Non è neanche troppo difficile. Non è neanche troppo difficile. Ci vogliamo provare a spiegarla la pasta brioche? Ci pensi te? Benissimo. Allora, la ragazza si chiama? Sonia. Sonia, pasta brioche, come la facciamo? Allora, abbiamo messo 1,5 kg di farina, 70 di zucchero, 30 di sale, 25 g di lievito, 200 di burro e 700 di latte. Abbiamo impastato insieme. Ecco, ci vuole anche dello zucchero, pur essendo una pasta salata, perché favorisce la lievitazione. Ho già dato la risposta giusta, qualche cosa so anch'io. Benissimo, e quindi si può realizzare semplicemente a casa, non comporta grosse difficoltà. Benissimo, intanto mi è fuggito il professore, allora continuo a chiacchierare con voi. Vedo che stai decorando questo involucro di pasta brioche e qui si dà sfogo alla fantasia, no? Perché ognuno poi diciamo realizza le decorazioni che meglio crede opportune. Poi lo mettiamo ancora in teglia. Sì, in teglia, poi con una spennellata di uovo. Ecco, naturalmente prima di metterlo in forno mettiamo comunque